Eccomi di nuovo a casa e volevo iniziare una rubrica del cibo trash che si può trovare qua in Russia. Qua sono andato giù nel supermercato, qua all'angolo, e ho comprato alcuni tipici, credo, noodles, ovvero sono delle specie di spaghetti che uniti con l'acqua calda diventano una specie di zuppa, o non so. Comunque, qua ho preso una specie di gusto pollo, da quel che posso vedere, abbastanza invitante, almeno dall'immagine. Il nome è Bus Lunch, presumo. Lapsha, se, tu sce noi, curiesce, ye, lucom. Non lo so. Perfetto, qua ci sono le istruzioni, acqua calda e tutto. E questo è uno, come possiamo vedere. Poi ho anche preso questo che è Doshurak. Questo è più giapponesante, come si può vedere dalla scritta. And beef, cioè manzo, cioè mucca, quello che è. E anche questo sembrerebbe condito con delle alghe, ma adesso andiamo a vedere un po' com'è veramente, perché sono anch'io abbastanza curioso. Adesso metto questo così potete vedere anche voi, e apriamo questo, dai, vediamo che cavolo c'è dentro. Oh mio dio. Ok, qua la cucina trash si rivela per quello che è. Questo è un Maya Koi. Coi, boh. Poi abbiamo questa cosa che non ho ben capito che cosa sia, una forchetta pratica e un chobaroktar. Questo è marmo e non si può proprio usare. Questa cosa qua l'andremo a vedere dopo. E quindi andiamo qua e facciamo partire il bollitore, anche se non ce n'è abbastanza acqua. Ci mettiamo un po' d'acqua. Molta di più. Ok, penso che possa bastare. Posizioniamo qua e accendiamo e aspettiamo che bolli. Nell'attesa che, appunto, il tutto bolla, l'acqua bolla, possiamo riempire la nostra ciotola con gli ingredienti magici compresi appunto nel nostro prodotto. Chissà che cos'è. Ok, non sono capace di aprire questo cazzo di contenitore. Come non detto, non sono proprio capace. Ok, ora sì. Versiamo dentro questa polvere mistica. Dopodiché questa cosa qua, che è Ovo Shei. Oh ma... Oh che cazzo. Ok, buono. E infine Mi Maya Koi Koi, quel che l'è. Oh cazzo, questo qua è... Oh. Allora... Non so come descriverlo, non so cosa sia. Io butto dentro. Sulle istruzioni c'è scritto di mettere giù tutte e tre le cose, per non voler male. Sembra quasi cibo per gatti o cibo per cani. Non ne ho la più pallida idea. Ok. Intanto guardiamo se l'acqua bolle. No. Rimaniamo qua concentrati, facendo una panoramica, bello bello, e aspettiamo ancora un po'. Anzi, se vogliamo possiamo anche mischiarlo. Oh mio Dio, che schifo! Continuiamo. Intanto qua il bollitore ha fatto il suo dovere, ha bollito quasi 1,5 litri in pressoché quasi un secondo. E ora versiamo un po' di questo
sto ben di Dio qua dentro. Disgreghiamo la poltiglia. Ok, dovrei essere al livello giusto. Spostiamo al suo posto. E qua, che cos'è che c'è scritto? L'istruzione di aspettare qualche minutino, 4 minuti. Ok, e poi questo spettacolo sarà commestibile. Bene, a tra 4 minuti. Ok, 4 minuti non sono ancora passati, ma volevo far vedere la qualità della plastica in questo paese, in Russia. Praticamente basta un po' d'acqua e la mia forchetta si deforma. Spero che non sia cancerogeno, perché come ben sapete, se la plastica si deforma, potrebbe essere cancerogena, quindi questa adesso la butto via in eccesso. Siamo passati dalle stelle, dalle stalle alle stelle. Guardate qua, ho una forchetta del XIV secolo, avanti Cristo, finemente decorata, e quindi rispetto a quell'altra di plastica, questa è da Romanov, da zar imperiali. Intanto qua la mia brodaglia si è leggermente disfata. Ricordate il marmo che c'era prima? Adesso non è più marmo, ma è una cosa più malleabile, più buona. Dall'aspetto sembrerebbe. E quindi tra un breve, perché adesso scotta che è una roba incredibile, a breve proverò proprio questa sensazione di pollo con salsa, cipolle, pomodorini e spezie varie. E ricordiamo che, yeah! Già che ci sono, volevo mostrarvi la mia collezione di acque minerali frizzanti dai più svariati formati, da 0,6, da 1,25 e da 2. Ho la collezione, l'intera collezione di acqua minerale Gazirovanaya. Vada. Ah, questa è acqua. Ok, e ora ritorniamo a questo. Eccoci qua. Allora, siamo ritornati alla nostra prova del cuoco russa. E allora possiamo provare questa superba zuppa. E io provo. Buon appetito a tutti e speriamo di non morire all'istante. Scotta un po'. Vabbè, comunque è sempre acqua calda. Sembra cibo, sembra. Il gusto c'è. Bisogna vedere se le proprietà nutritive sono quelle di una zuppa con un pollo dentro. Non credo proprio, però sembra molto un cibo liofilizzato e poi snaturato, quasi un cibo da astronauti. Ma va bene così, sì. Si mangia quello, il cibo tipico di un paese. Quindi adesso mi appresto a finire questa pietanza squisita, se dal sapore simil plastica, e dopo affronterò il vero problema. Questo. Doshurak. Doshurak. È anche mezzo cinese, quindi, o coreano, o thailandese.